si conclude la stagione 2016 del ciclismo in terra livornese. L'occasione è quella di premiare gli atleti e le atlete che hanno conquistato importanti successi in questa stagione, in primo luogo ovviamente il titolo italiano conquistato nella categoria donne allieve da Vittoria Guazzini, che ha portato alto il nome di una società tesserata nel comitato provinciale di Livorno. Tanti gli ospiti presenti, tante le società che sono intervenute. Andiamo quindi ad ascoltare i contributi che abbiamo raccolto. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Roberta Santini, confermato vicepresidente del Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo. Un anno importante quello che si è appena chiuso, con tanti successi, il settore femminile in primo piano, ma anche l'attività giovanile con i giovanissimi. Sì, infatti per quanto riguarda l'attività femminile dobbiamo ricordare il campionato italiano vinto dal San Vincenzo, sia come prova, come cronometro a squadre, e poi con il titolo individuale vinto dalla Guazzini, e più altri titoli regionali italiani su pista. Per quanto riguarda l'attività dei giovanissimi, si può dire che i giovanissimi è la categoria principale nella provincia di Livorno, infatti sia dal punto di vista dei tesserati e inoltre è quella che dà manforte alla nostra provincia. E sono state organizzate, nonostante il periodo di crisi, rispetto allo scorso anno più o meno il solito numero di gare. E bimbi, il numero dei tesserati è rimasto invariato dallo scorso anno. E anche per la prossima stagione abbiamo l'idea di mantenere la commissione giovanile che praticamente cerca di risolvere i problemi attinenti a questa categoria. Simone Dardini, consigliere del Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo, parliamo invece del grande successo che sono arrivati nelle categorie giovanili, dagli esordienti agli allievi. In primo luogo il tricolore, i tricolori che ha riportato il San Vincenzo, ma anche due titoli di campioni regionali su strada ottenuti praticamente in entrambe le categorie degli esordienti. Sì, quest'anno quasi un plain, diciamo che c'è la tenacia che le società hanno nel dare seguito a quello che è un periodo un po' negativo dal punto di vista economico, ha comunque consentito di formare degli atleti che sono sicuramente in primo luogo dediti alla passione che hanno, e quindi poi i risultati arrivano. San Vincenzo poi quest'anno ha sbancato, diciamo, a livello nazionale, quindi insomma è soddisfazione per tutti. Anche perché arriva in un settore, quello femminile, che spesso si parla deve essere rilanciato. Una società come quella del San Vincenzo ha sicuramente portato il grande ciclismo femminile in Toscana, con una società che permette a queste ragazze di fare uno sport al pari dei loro coetanei maschi. Questo sicuramente. Io ricordo 8 anni fa, quando sono stato eletto la prima volta al comitato, alle corse delle donne esordienti e allieve partivano in 10-11 in Toscana in generale. Poi un po' tutta la regione ha avuto un periodo positivo fino ad arrivare ai giorni nostri, che insomma grazie alla passione delle persone, al voler credere in un futuro per la categoria femminile, sta portata dei risultati. Se proprio si deve trovare il pelo nell'uovo, adesso servirebbe qualcosa per le categorie ancora maggiori, juniores e under 23. Beh,
Diciamo che l'impegno negli anni c'è stato. Non è semplice perché juniores e under 23 sono categorie costose, quindi in una provincia dove ci sono altri sport che comunque raccolgono la maggior parte del movimento economico, è difficile poter pensare di investirci. Anche la buona volontà comunque non ci aiuta fino a un certo punto, perché poi comunque le corse non sono proprio vicine, quindi comunque le spese sono tante. Vediamo se in futuro i miei successori, che ne so, magari anch'io mi ridedico a quelle categorie. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And here you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything. Paolo Fuzzetti insieme a Roberta Santini sono i due consiglieri che rimangono nel comitato provinciale dalla vecchia gestione. Portare avanti il lavoro che avete iniziato è sicuramente uno dei punti chiave del programma. Sì, diciamo anche per dare un senso di continuità e per cercare di inserire nuovi. Insomma, siamo a disposizione per cercare di mettere a frutto la nostra esperienza ormai maturata già in questi 4 anni, che credo tutto sommato sia stato abbastanza proficuo dal punto di vista dell'attività, perché insomma è una provincia che tutto sommato cresce pur come ho detto prima, diciamo con questi tempi di crisi riusciamo bene o male a organizzare diverse gare ben fatte con tutti i canoni della sicurezza, che è la cosa più importante, perché i bimbi quando corrono, specialmente i giovani, devono essere sicuri, e quindi diciamo il nostro impegno continuerà anche per i prossimi 4 anni, e poi vedremo, speriamo che siano più proficui di questi. Mori entra nella squadra del comitato provinciale della Federciclismo di Livorno, un ingresso per te in questo mondo della politica sportiva a fianco di un team giovane per quanto riguarda la politica ciclistica. Tante cose da far bene nei prossimi anni, si parte sicuramente dopo una stagione un po' difficile da eguagliare. Sicuramente difficile. Lo abbiamo visto dal numero dei premi che abbiamo distribuito stamattina e dall'importanza che è stata raggiunta. Noi siamo tutti e veniamo per i tre quarti di Teleconsiglio da un'attività legata strettamente al ciclismo, che è quella delle scorte tecniche. Quindi vogliamo dare il massimo per la sicurezza di questi ragazzi e cercheremo di dare il massimo ora con questo nuovo ruolo, in questa nuova opportunità che ci viene data. Like a drum, 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 moving up, moving down. You make me jump, jump, jump. Let your love shine all around. Like a drum, drum, drum. You gon' be my number one. Make my heart beat like a drum. Like a drum, drum, drum. Is this summer?
Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, a pochi giorni dalle elezioni è voluto essere presente alla festa del Comitato Provinciale di Livorno, perché questa provincia quest'anno, specialmente nel settore femminile, ha portato il nome della Toscana alto in tutta Italia. Ma sì, un ringraziamento sicuramente a quello prodotto in questi 4 anni, soprattutto perché questo è un discorso che viene da lontano e quindi i frutti finalmente sono arrivati, e credo che l'impegno sia stato a 360 gradi e in questo modo ha fatto sì che ancora una volta la nostra regione si fregiasse di un importante risultato, con non solo quello del tricolore ma soprattutto quello che è stato il raggiungimento di un obiettivo come quello del record della pista. Quindi io credo che questo sia un frutto di lavoro, di quello che le società hanno messo questo grandissimo impegno e soprattutto tutto il comitato, ma tutto il movimento ciclistico. Ecco, importante, l'hai sottolineato, la pista a San Vincenzo, quindi in provincia di Livorno, c'è un impianto che è stato utilizzato anche dalle ragazze della IMPA di San Vincenzo. La pista è importante, quest'anno la Toscana ha, diciamo così, non in conformità con quello che era successo negli anni precedenti, è stata protagonista anche e soprattutto in pista. Sì, io credo che i risultati veramente ottimali, al di là di quello che questo è stato un anno veramente che ha portato risultati quasi a tutti i livelli, e credo però la pista, che venga già da un biennio, diciamo, di lavoro importante, minuzioso, che ha fatto sì che ancora una volta si potessero portare a casa i risultati importanti. Quindi io credo che questo sia un lavoro che sia una partenza di un lavoro. Quindi io credo che ci sia l'impegno, ma soprattutto c'è la volontà di voler continuare per far sì che ancora una volta si possano avere degli ottimi risultati. Luca Casini lascia dopo 2 mandati la leadership del Comitato Provinciale della Federciclismo, la lascia in ottime mani, la lascia al gruppo di lavoro che in questi anni lo ha affiancato. In 8 anni è cambiato tanto. Qual è il tuo bilancio di questi 2 mandati? Sicuramente positivo, diciamo, nonostante la crisi del paese abbiamo gestito il comitato al meglio, con un gruppo di consiglieri e di società che ci ha permesso di portare avanti i progetti che eravamo ipotizzato all'inizio del mandato, e quindi devo dire che tutto sommato è stato un bilancio più che positivo. Ora il gruppo di lavoro che ovviamente porterà avanti questo percorso i prossimi 4 anni si è ringiovanito, e quindi un motivo per me di soddisfazione, perché era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati, e quindi questo ringiovanimento fa ben sperare per il futuro del ciclismo livornese, regionale e spero anche nazionale. E vedremo se in questi anni riusciranno a battere il bottino di maglie tricolori che quest'anno sono arrivate in provincia di Livorno. Beh, l'importante, diciamo, non è solo raggiungere gli obiettivi, diciamo, importanti, il tricolore, magari anche qualche risultato a livello mondiale, che sicuramente ci riempiono il cuore di gioia e ci fanno essere orgogliosi della nostra provincia, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo anche di continuare a avvicinare i giovani, giovani atleti, giovani dirigenti, nuove società, e soprattutto, come abbiamo visto anche nel campo amatoriale, un avvicinamento alla federazione che ci fa sperare anche questo in un futuro migliore. We'll be right back.
Davide Venanzoni raccoglie l'eredità di Luca Casini alla guida del Comitato Provinciale di Livorno, un impegno importante dopo 8 anni di guida di Casini, un rinnovamento che però è anche un segno di continuità. Infatti 2 consiglieri rimangono in questa squadra e si riprende il lavoro dove è stato interrotto quest'anno. Sì, infatti io quello che mi è piaciuto, perché 2 consiglieri sono stati rimasti all'interno del comitato, anche perché ho un continuo del vecchio consiglio per poter iniziare a lavorare nel miglior modo con il nuovo, anche con il nuovo. Quest'anno è stato un anno importante per il Comitato Provinciale di Livorno, con titoli italiani che sono arrivati, campionati italiani, campionati regionali. Non sarà facile ripetere, ma la base è forte e soprattutto i numeri nella categoria giovanissimi sono alti. Sì, noi ci proviamo anche ad arrivare a fare gli stessi risultati anche quest'anno, in base anche ai nuovi atleti che entreranno e tutto quello che viene durante l'anno. Un ringraziamento va ai tuoi compagni di viaggio, una squadra che ti supporta già da adesso e che lo farà nei prossimi 4 anni. Sì, un ringraziamento va ai 4 consiglieri nuovi, cioè Corrado Mori e Andrea Senigaglia, che sono new entry, e ai 2 veterani, ai 2 veterani, Roberta Santini e Paolo Fruzzetti.